Siamo allo stand della BR qui alla SPS di Norimberga. Ieri è stato annunciato il lancio di Acopost Track, questo rivoluzionario sistema di trasporto rapido e flessibile, ma non solo. Qui lo possiamo vedere, ma chiediamo un po' quali sono le caratteristiche principali di questo sistema. Sì, buongiorno a tutti. Acopost Track è un cambio epocale. Permette di aumentare l'OI in maniera esponenziale, agendo su tutti e tre i fattori. La produttività è molto veloce, fino a 5 metri al secondo, con accelerazioni fino a 5G. Ovviamente con payload di qualche chilo, quindi perfetto per l'applicazione del packaging. Questo sistema è modulare e permette di creare topologie in produzione flessibili e fino a 100 metri di lunghezza, con diverter. I diverter sono una delle funzioni particolari del nostro sistema, li potete vedere qui. Alcuni oggetti vanno dritti, altri deviano su un altro cammino, e tutto questo avviene semplicemente con un cambio magnetico, attenzione, non meccanico, quindi assolutamente scevro da usura. Si può gestire il sistema con trasporto di migliaia di pezzi senza mettere mano da parte di un manutentore a nessun carrello. Inoltre, grazie a questi cambi così facili da utilizzare e veloci, è possibile massimizzare il throughput dei prodotti, quindi sempre agendo sull'OI, ad esempio moltiplicando le linee per lavorazioni lente e quindi andando a distribuire i prodotti da lavorare su più linee parallele. In questo modo si tagliano i colli di bottiglia. Sempre i diverter permettono ad esempio di utilizzare circuiti paralleli per andare a fare quel minimo di manutenzione che è necessaria ogni migliaia di cicli, oppure per andare a fare i cambi dell'organo di presa, per fare cambi formati dei prodotti online. Si può infatti togliere i carrelli e il sistema va avanti a produrre accorgendosi che un carrello è stato levato dal sistema, e allo stesso modo si accorge che è stato reimmesso, e nel frattempo la macchina continua a produrre e il carrello che è stato reimmesso rientra nel circolo e riprende a funzionare come se niente fosse, senza programmare. E a proposito di programmazione, dietro di me vedete il digital twin di questo sistema esposto in fiera. Il digital twin non è nient'altro che la visualizzazione dell'ambiente di programmazione dell'Acopost Track, che viene programmato direttamente senza occuparsi della gestione delle collisioni o della scelta del percorso ottimo. Bisogna solo raccontargli la logica da applicare, sotto quali stazioni di lavorazione portare il prodotto, e lui ci va. Una volta che ho capito che il comportamento nel ambiente di simulazione, che è anche l'ambiente di programmazione, va bene per me, lo trasferisco sul target ed è esattamente quello che succede in produzione, senza altri tool, completamente integrato, sempre in Automation Studio.